Parle un peu en français, parce qu'il est plus facile. Je suis très content d'avoir joué un grand match. C'était... Sono molto contento di aver giocato questa gran partita. Je suis content pour mon premier but pour l'équipe. Molto contento per il mio gol, il mio primo gol per la squadra. Sì, e l'assist c'était pour aider l'équipe. En dernière minute on a débloqué le match et je suis très content. Molto contento, anche l'assist è stato per la squadra. A questo punto lo possiamo dire che resterai a Pescara, perché c'era stata se un po' di voci, Nzita potrebbe andare in B, Nzita aspetta l'offerta giusta, invece resterai qui. Pour le moment, je ne sais pas encore, mais là, pour le moment, je suis à Pescara. Sono un delfino adesso. Aspetta, hai detto per il momento, quindi vuol dire che potresti anche andare via? Non lo so. Io penso di no, ma calcio è un po' strano, vai veloce, non lo so. Parli bene italiano. Grazie, è un po' difficile, ma devo provare. Allora, in italiano, prova a raccontarci il gol dall'assist che ti ha fatto Dursi. Ok, allora ho visto la palla di Dursi, è arrivato un po' veloce, ho chiamato Dursi già due volte prima, o Dursi, quando sono di là, dammilo, il calcio subito, ma poi la palla è arrivata, ho visto il portiere tirato forte e ho fatto il gol. Invece quando stava per finire la partita hai crossato quella palla per Zappella? Ah, di là è... e ho visto già il primo tempo che Zappella... Noi alla palla davanti mi fa sempre un braccio tipo oh Nzita sono di là, e di là ha fatto finto con il destro, secondo posto e gol. Diciamo che l'italiano lo parli molto bene, in campo sei stato molto molto efficace, ti facciamo i complimenti, ci vediamo a Carrara, non vai via da Pescara, no? No, sono un delfino, forza Pescara.